veloci di pronto. Dopo un lungo forte che sono destinate. Questo potere è solo quello. Non abbiate paura, permette da Cristo di parlare al mondo. Merito anche di loro soprattutto del potere. Non aspirerò né accetterò la carica di Presidente del Consiglio di Stato e di Comandante in Capo. A Cuba finisce l'era Castro, il leader Máximo rinuncia alla presidenza. Il potere passa al fratello Raúl, il dittatore sta male da 20 mesi. Questa è la firma di Fidel Castro in fondo alla lettera con la quale il leader Máximo annuncia il ritiro per motivi di salute. Dato per morto il 31 giugno del 2006 quando venne operato d'urgenza per un'emorragia intestinale, Fidel da allora è scomparso dalla scena pubblica. Non intendo restare aggrappato al potere, scrive Castro, che al potere c'è da 49 anni. Castro esce di scena come nessuno dei suoi nemici si sarebbe mai aspettato, ma non va in pensione. Non vi dico addio, scrive nel suo messaggio. Spero di combattere come soldato delle idee. Continuerò a scrivere sotto il titolo Riflessioni del compagno Fidel. Dunque, dopo quasi 50 anni al potere per Fidel Castro, la rivoluzione è finita. Il leader Máximo è stato l'unico protagonista sopravvissuto alla Guerra Fredda e anche il capo di governo che è rimasto in carica più a lungo nella storia. Una figura carismatica, controversa, per alcuni un dittatore feroce, per altri un vero leader del terzo mondo e un rivoluzionario sincero. E noi oggi vogliamo raccontare la storia di questo mito, un mito che inizia il 2 gennaio del 59 con la marcia trionfale su La Habana, la capitale di Cuba. Fidel arrivò come un messia. Giovane, con la barba, a capo di un esercito di guerriglieri. Scatenava l'immaginazione e le fantasie del popolo cubano. Con combatientes cubanos podrá contar el movimiento revolucionario. Fin dall'inizio la sua rivoluzione è stata un'impresa di cui era il protagonista assoluto. Los revolucionarios no podemos ser pesimistas. Los revolucionarios somos y seremos siempre optimistas. Castro era un eroe rivoluzionario romantico. Era alto, era virile, aveva un enorme carisma. Un eroe con un enorme carisma. Il suo ingresso trionfale a La Habana segna l'inizio di una leadership incontrastata che durerà quasi mezzo secolo. Ma come è iniziata l'ascesa di Fidel Castro? Nel 1945 Castro è uno studente di legge all'Università della Habana e diventa subito un leader studentesco. Promuove scioperi, dimostrazioni, viene addirittura coinvolto nelle indagini sull'omicidio del capo di un gruppo avversario. All'università Castro incontra anche la madre del suo primo figlio. Quando si innamora di lui, Mirta Díaz-Balart ha 19 anni. Studia filosofia all'Università della Habana e proviene da un'importante famiglia cubana. Mi feci conoscere io. A Mirta dissi, sappi che è un pazzo, un paranoico, uno psicopatico. Uno che potrebbe scaraventarti giù dal 10° piano oppure comprarti una pelliccia di visone. Lei rispose, sì, lo so, ma io sono innamorata. E io, beh, se è così, sposalo. Era lei ad essere innamorata, mica io. Dopo
12 ottobre 1948, Fidel Castro e Mirta Diaz-Balart si sposano. La coppia parte per una lunga luna di miele a New York, dove resterà per oltre 3 mesi. Tornati dalla luna di miele, Fidel e Mirta si sistemano a La Habana. Qui Castro apre un piccolo studio legale. Nel 1949, Mirta dà alla luce un figlio, Fidel Castro Diaz-Balart, detto Fidelito. Ma Castro è quasi sempre fuori casa e i soldi non bastano mai. Una volta Castro arrivò a casa, ma si accorse solo dopo parecchie ore che tutti i mobili del salotto, compreso il box di Fidelito, non c'erano più. Erano stati pignorati, non avevano pagato le bollette. Castro era un uomo che non aveva quella sensibilità, quell'empatia per le cose di cui la gente comune ha bisogno. Ha bisogno per condurre una vita più o meno normale. La vera passione travolgente per Fidel è la politica. 1952. I cubani attendono con trepidazioni le libere elezioni, la quarta consultazione democratica da quando è stata approvata la nuova Costituzione del 1940. Il giovane avvocato Fidel Castro coglie l'occasione al volo. Si candida per un seggio al Congresso tra le fila del Partito Ortodosso, che propugna un governo responsabile e la fine della corruzione. All'avvicinarsi della data del voto, Fidel Castro ha sempre più concrete probabilità di vittoria. Ma il 10 marzo 1952, il generale Fulgencio Batista guida un colpo di stato militare. Il sogno di una vera democrazia a Cuba e le aspirazioni politiche di Fidel vanno in fumo. Il generale Batista ai microfoni di tutte le stazioni radio del paese. Silenzio! Silenzio! Mi rivolgo al popolo di Cuba, dalla città militare, dove sono stato costretto a tornare, spinto dall'evolversi degli eventi. Il golpe di Batista aprì un vaso di Pandora, creando in quel momento le condizioni ottimali, perfette per l'ascesa di un eroe rivoluzionario. Le istituzioni non avevano più nessuna importanza. Quello che contava era l'audacia. Serviva un individuo capace di azioni violente. Fidel raccontava un aneddoto. Si trovava sulla scalinata dell'università senza un soldo, il matrimonio a rotoli, senza lavoro. E a quel punto disse a se stesso: c'è bisogno di una scossa. Devo creare un'organizzazione, devo fare una rivoluzione. Fu in quel momento che decise di dare l'assalto alla caserma Moncada. Il piano di Castro è semplice: con un manipolo di uomini scelti prendere la fortezza della Moncada, la seconda caserma più grande di Cuba, impossessarsi delle armi e provocare una sollevazione popolare in tutta l'isola. Sono le 5:15 del mattino del 26 luglio del 53. È l'inizio ufficiale della rivoluzione a Cuba, ma quell'assalto si rivelerà un fallimento. Più che un fallimento, è un massacro. 8 ribelli vengono uccisi, 12 feriti, più di 60 fatti prigionieri, torturati e giustiziati. Fidel Castro viene catturato 7 giorni dopo. Solo l'intervento dell'arcivescovo di Santiago gli risparmia la vita. Nei giorni che seguono l'assalto, Fulgencio Batista ordina che per ogni soldato ucciso alla Moncada siano giustiziati 10 civili. Ma per il dittatore è un boomerang politico. Le foto dei corpi mutilati suscitano il raccapriccio dell'intero paese e trasformano in un eroe l'uomo che ha guidato la fallita rivolta. La repressione delle forze di Batista fu talmente dura con tutti quei giovani, in gran parte ragazzi, uccisi e brutalmente seviziati, al punto che il popolo cubano si sentì scosso nel profondo. Durante il processo, Fidel polarizza su di sé l'attenzione di tutta Cuba. Castro sceglie di difendersi da sé.
e la sua arringa difensiva entra subito nella leggenda. Condannatemi, non ha importanza. Ci penserà la storia ad assolvermi. Fidel e il suo fratello più piccolo, Raul, vengono condannati a 15 anni di prigione e rinchiusi nel carcere dell'Isola dei Pini. Novembre 1953. Cara Nati, se hai sofferto per causa mia, rammenta che sarei felice di donare la mia vita per il tuo onore e la tua felicità. Fidel si è innamorato di Natalia Revuelta, la bella moglie di un illustre medico cubano. La relazione tra mia madre e Fidel iniziò nei primi anni 50. Si conobbero nei giorni precedenti l'assalto alla Moncada e poco dopo lui fu arrestato. Durante la prigionia di Fidel cominciò un fitto scambio epistolare che si fece sempre più intimo e appassionato. Dopo un anno di prigione, Castro apprende che la moglie Mirta, venuta a conoscenza della sua relazione con Natalia Revuelta, ha chiesto il divorzio e la custodia del figlio. L'ha detto alla censura del carcere, volutamente o per errore. Aveva mandato alla moglie di Fidel una lettera indirizzata a mia madre e viceversa. Quando mia madre vide che la lettera era destinata alla moglie, la chiuse. A quanto pare, invece, la moglie di Fidel lesse quella destinata a mia madre. Fidel è furioso. A una delle sorelle scrive: prima o poi uscirò di qui. E crollasse il mondo, mi riprenderò mio figlio. Nell'aprile del 1955, Fulgencio Batista, il dittatore dell'Havana di Cuba, concede un'amnistia generale. Dopo 22 mesi di reclusione, Fidel Castro, suo fratello Raul sono finalmente liberi. Castro è deciso a questo punto a riprendere la lotta rivoluzionaria e allora si trasferisce in Messico, da dove può organizzare il suo clamoroso ritorno a Cuba. Il 2 dicembre del 56 un nucleo di 82 rivoluzionari raggiunge Cuba a bordo del Granma. Ma attenderli ci sono i soldati di Battista. Solo 18 componenti del gruppo riescono a mettersi in salvo. Tra loro Fidel Castro, suo fratello Raul e un medico argentino, Ernesto Guevara, detto il Che. Saranno loro a cambiare per sempre le sorti di Cuba. Febbraio 1957. Tre mesi dopo i ribelli ricompaiono sulla prima pagina del New York Times. In una serie di 3 articoli, Herbert Matthews, un veterano delle corrispondenze di guerra, lancia la leggenda di Fidel Castro. Matthews scrive: un omone grande e grosso, 1,80 m, robusto, la pelle olivastra e la barba ispida. In testa ha idee molto chiare: libertà, democrazia e giustizia sociale. Siamo nella Sierra Maestra, 300 chilometri di giungla fino alla costa meridionale. Seguendo le orme di Matthews, una troupe della CBS parte per un altro reportage. I ribelli della Sierra Maestra. Questa è la loro storia. Ora le dico cosa è successo. Batista non ha voluto ammettere la sua incapacità di sconfiggerci. Spera di ottenere con le menzogne ciò che non riesce ad avere con la forza. Alle volte dichiara che sono morto, altre volte che sulla Sierra Maestra non c'è anima viva. Poi però non permette a nessuno di venire qui tra le montagne. Batista era un corrotto e un oppressore. Alla fine, ad opporsi al regime erano praticamente tutti gli strati della popolazione. Su
Sui monti della Sierra Maestra, Fidel Castro diventa rapidamente il simbolo della resistenza contro Batista. È qui, tra i contadini, che nasce l'avventura della guerriglia castrista. Anni dopo, Celia Sanchez, amica e confidente di Fidel, ricorderà con nostalgia. È stato il periodo più bello. Non saremo mai più felici come allora. Membri del movimento clandestino urbano e leader dei partiti d'opposizione si inerpicano nella Sierra per incontrare Fidel e discutere i dettagli di un futuro governo di coalizione. Il manifesto della Sierra Maestra propugnava una repubblica democratica, un ritorno alla Costituzione del 1940. Libere elezioni. Ma non credo che Fidel abbia firmato quel documento pensando che vi si sarebbe attenuto. Il manipolo di guerriglieri sopravvissuto alla disfatta del Granma diventa un esercito ribelle che Fidel comanda con pugno di ferro. Ricordo la volta in cui Fidel rimproverò un combattente della guerriglia. Fu così brutale, così offensivo, così umiliante che la notte nella mia hamaca pensai: che succederà in futuro? Che succederà? Ma poi vedevo Camilo, il Che, e gli altri comandanti che obbedivano a Fidel, lo ammiravano. E allora mi chiedevo: sono l'unico ad avere questi dubbi? Fidel Castro dunque comanda i suoi uomini con un pugno di ferro, ma intanto i suoi ribelli respingono ogni tentativo dell'esercito di Batista di espugnare la Sierra Maestra. In breve tempo il popolo di Cuba è tutto con loro. Siamo all'assalto finale. Agosto 1958. Le forze ribelli lasciano le montagne e si sparpagliano per tutta l'isola di Cuba. Fidel ordina a Camilo Cienfuegos e a Che Guevara di dirigersi a ovest. Huber Matos parte alla conquista di Santiago de Cuba. A Santa Clara, Che Guevara fa saltare in aria un treno blindato e prende possesso della città. L'esercito di Batista, demoralizzato, si dissolve. Il 31 dicembre 1958, per i cubani è un capodanno all'insegna dell'incertezza. All'alba del 1 gennaio, Fulgencio Batista fugge da Cuba con 180 suoi fedelissimi, con una fortuna personale di oltre 100 milioni di dollari. Gennaio 1959. Fidel Castro e il suo esercito ribelle partono da Santiago de Cuba alla volta della Habana. Una marcia trionfale di quasi 1000 chilometri lungo la strada che taglia Cuba e che si concluderà l'8 gennaio. A ogni tappa Fidel tiene un discorso. Non c'è migliore scuola dell'esperienza. Trasmesse in diretta per radio e televisione, le sue parole raggiungono ogni angolo dell'isola. Per l'esercito ribelle fu una vera sorpresa. Eravamo euforici. Tutti noi sentivamo quell'appagamento spirituale di chi ha compiuto il proprio dovere con altruismo. La prima speranza era l'avvento di un governo democratico e onesto. Dopo la vittoria della rivoluzione, tutta la mia famiglia, zii, nonni, tutti, andarono subito a pagare le tasse arretrate. Finalmente Cuba aveva avuto un governo onesto.
Dottor Castro, si dice che lei ritenga esaurito il suo ruolo nella rivoluzione e che forse sta meditando di tornare alla vita civile, è vero? E se non è vero, tra quanto tempo pensa di poterlo fare? Il mio dovere nei confronti del popolo, per il presente e per il futuro, farò quello che è bene per il mio paese. Se per il mio paese fosse necessario per me rinunciare a qualsiasi carica, sarò ben lieto di rinunciare a qualsiasi carica. Anche perché in tutta sincerità non ambisco al potere o al denaro. Io desidero solo servire il mio paese. Bene. Come previsto dal manifesto della Sierra Maestra, il potere viene assunto da un governo ad interim che comprende tutti i gruppi d'opposizione. Le elezioni sono fissate a 18 mesi dopo. Ma è Fidel a detenere il vero potere. Nel suo vecchio quartier generale nella Sierra, nell'appartamento di Celia Sanchez a El Vedado, in una casa sulla spiaggia a Coquimar. È qui che vengono prese tutte le decisioni più importanti. E una delle prime decisioni del governo rivoluzionario è l'istituzione di tribunali popolari. In meno di 3 mesi, oltre 500 batistianos, fedeli a Batista, vengono processati e giustiziati in pubblico. Quando la stampa internazionale parla di un bagno di sangue, Castro, irritato, compare in televisione a spiegare le sue ragioni. Lo scopo del raduno odierno è mostrare al mondo intero che tutti i cubani sono uniti nella vittoria della rivoluzione e sono favorevoli alle esecuzioni. Quando le strade erano disseminate dei corpi dei nostri giovani, quando i cortili delle caserme erano pieni di cadaveri, quando le nostre donne venivano violentate, i nostri bambini trucidati, quando la polizia entrava nelle ambasciate per assassinare i nostri connazionali, nessuno si è alzato a dire una parola contro Cuba. Un nuovo slogan risuona lugubre per Cuba. Pare donne al muro. Il 16 febbraio 1959, Fidel ufficializza il suo ruolo di leader di Cuba e viene nominato primo ministro. Mai prima d'ora New York ha assistito a scene del genere alla Penn Station. Scene che solo il grande carisma di Castro poteva scatenare. Aprile 1959. Il primo ministro Fidel Castro arriva a New York, tappa di un giro di 15 giorni di visite ufficiali. È giovane e idealista. Il suo fascino non è stato intaccato dall'accusa di aver scatenato un bagno di sangue a Cuba. Fidel, può dire qualche parola ai cittadini di New York che la vedono per la prima volta? Beh, sono molto felice di essere di nuovo qui. Ho tenuto fede alla promessa che sarei tornato dopo la vittoria della rivoluzione. Era una specie di divo del cinema, il James Dean della politica internazionale. Era considerato un salvatore, il capo di una rivoluzione che mirava a migliorare la vita della gente e a dimostrare che i popoli dell'America Latina potevano diventare padroni del proprio destino. Qualcuno, però, temeva che fosse un comunista e infatti al programma Meet the Press gli fu chiesto se era vero. Dottor Castro, il senatore Smathers della Florida afferma che nel suo governo ci sono molti comunisti. È così? Perché l'ha detto il senatore Smathers deve essere per forza vero? Non credo che sia così. Castro negava, ma sapeva che era vero. Eppure continuava a negare che i suoi più stretti collaboratori fossero comunisti. Negli Stati Uniti, dunque, il giovane primo ministro di Cuba si dimostra un accorto diplomatico. Ma il 17 gennaio del 59, Castro dà inizio alla trasformazione rivoluzionaria di Cuba. Per prima cosa proclama la redistribuzione delle terre e Las Manacas, la tenuta della famiglia Castro,
è il primo latifondo a essere confiscato. Lina, la madre di Fidel, è furibonda. Morirà poco tempo dopo senza aver mai perdonato il figlio. Ma per la maggioranza della popolazione, la riforma agraria è un sogno che diventa realtà. 200.000 contadini diventano proprietari di quelle terre che un tempo lavoravano. Nel 1959, vedere i ricchi, i borghesi, salutare i contadini che entravano a Lavana e accoglierli a casa propria era fantastico. Era come se tutti avessero capito che era ora di mettere fine alle ingiustizie. Proveniamo forse dalle caserme dell'esercito? Quello che mi affascinava era vedere Fidel sulla tribuna che gesticolava in quel modo strano, agitando le braccia. Siamo al potere perché ci siamo comprati i voti con le armi della Repubblica per rovesciare un governo. Sotto il palco c'erano più di 200.000 cubani, disposti a rimanere anche 7-8 ore, mentre Fidel da lassù li dirigeva, li ammaliava, li incantava. Quando arriva il primo anniversario della rivoluzione, Fidel Castro ha ormai saldamente in mano le redini del potere. Suo fratello Raúl è ministro della difesa. L'amico Che Guevara dirige la banca centrale. Un avvocato poco noto, Osvaldo Dorticós, è presidente. In un solo anno sono state già fatte molte cose. Le tariffe dei servizi pubblici sono scese drasticamente. Si è dato inizio a molti progetti di opere pubbliche. Il costo degli affitti è dimezzato. E di qui a breve gli studenti saranno mandati nelle zone di montagna a insegnare ai contadini a leggere e scrivere. La mia generazione si innamorò di quella rivoluzione. Istruzione popolare, assistenza sanitaria, giustizia sociale. E poi Castro era molto affascinante. Riusciva a esprimere le sue idee in modo formidabile. Castro era un populista. Sapeva stare in mezzo alla gente. Era uno che se andava a visitare una fattoria era capace di avvicinarsi a una contadina, cingerla con il braccio e dirle: «Allora, sorella, come vengono su questi polli?» Per quanto fosse arrogante e avesse una personalità molto forte, con la gente ci sapeva fare. Era dotato di grandissima comunicativa. Sapeva come prenderla. Le donne amavano Fidel. Erano pazze di lui. E soprattutto dopo la rivoluzione lo prendevano letteralmente d'assalto. Fidel non chiedeva mai informazioni sulle sue amanti, sulle sue donne. Come ogni leader carismatico, questo avrebbe intaccato la sua immagine. Lui doveva restare una figura mitica, distante. A L'Avana le presunte relazioni sentimentali di Fidel sono l'argomento del giorno. Soprattutto quella con una donna misteriosa, figlia di un produttore di sigari della città di Trinidad. Castro conobbe Dalia nel 61 durante la campagna per l'alfabetizzazione. E se ne innamorò per davvero. Nel 64 e 65 fece dei viaggi con lei. E da allora hanno sempre vissuto insieme. Poi nel 1980 l'ha sposata. Prima che il mondo sappia che Fidel ha una seconda moglie, Dalia Soto del Valle, 5 figli e persino dei nipoti, ci vorranno molti anni. Ma torniamo al 1959. Per tutti Castro ormai è il leader massimo, ha carisma, fiuto politico potente, è molto determinato. Ma non tutti condividono la strada che sta prendendo il governo. Tra questi c'è Uber Matos, un eroe popolare della lotta sulla Sierra Maestra, un amico personale di Castro che è in disaccordo con la sua linea filomarxista. Già a marzo, su una rivista distribuita ai soldati dell'esercito rivoluzionario, vidi della propaganda filomarxista. Uno, due, tre articoli.
C'erano le foto di Guevara e Raul che incontravano esponenti del Partito Comunista e mi dissi, beh, forse il governo stava seguendo un altro progetto. Con la riforma agraria, Castro conquista l'appoggio delle masse dei contadini, ma perde quello del ceto medio e della borghesia liberale. Huber Matos, governatore della provincia di Camagüey, critica il peso conquistato dai comunisti nel governo. Nella sua lettera di dimissioni scrive: Fidel, stai distruggendo il tuo stesso lavoro. Fidel giudica Matos un traditore ribelle ed ingrato e lo fa arrestare. Si trattò di un momento critico. Uno spartiacque in cui le forze radicali dicevano: questa è la direzione da prendere e nemmeno le persone che hanno combattuto al nostro fianco possono tirarsi indietro. Il destino di Matos sembra segnato. Raul Castro disse: giustizialo. Che Guevara era d'accordo, anche se poi cambiò idea. Io dissi: Fidel, non sei stato tu a dire che questa rivoluzione non avrebbe fatto come Saturno, che divorò i propri figli? E Fidel rispose: no, non lo giustizieremo, non dobbiamo trasformarlo in un martire. E infatti Huber Matos viene condannato a 20 anni di carcere. Ma Huber Matos sarà solo il primo prigioniero politico di una lunga serie. A questo punto, ad avere paura del nuovo leader di Cuba sono non soltanto i suoi oppositori interni, ma anche il suo potente vicino, gli Stati Uniti. In piena guerra fredda, Castro infatti ha deciso di avviare rapporti economici con l'Unione Sovietica. Questo significa che gli americani rischiano di perdere l'egemonia economica che ha sempre avuto sull'isola di Cuba. Giugno 1960. All'Havana arriva il primo grande carico di greggio sovietico. Castro chiede alle compagnie petrolifere americane presenti a Cuba di raffinare 1 milione di barili di greggio sovietico. Gli americani rispondono di no. Tra il 29 giugno e il 1 luglio il governo cubano nazionalizza tutte le compagnie petrolifere di proprietà statunitense. 4 giorni dopo, il governo americano minaccia di interrompere le importazioni di zucchero cubano. Castro risponde autorizzando l'esproprio di tutte le proprietà americane sull'isola. Che altro poteva fare il governo rivoluzionario? Tradire il popolo? Sarebbe stato così, sicuramente. Perché è proprio questo quello che avremmo fatto se invece di restare fedeli al nostro popolo fossimo stati fedeli ai grandi monopoli americani che sfruttavano l'economia del nostro paese. 26 settembre 1960. Di fronte all'Assemblea Generale dell'ONU, Castro attacca violentemente gli Stati Uniti, ostentando la nuova amicizia con il premier sovietico Nikita Khrushchev. Un mese dopo, l'amministrazione Eisenhower impone l'embargo contro Cuba. C'è un limite a ciò che gli Stati Uniti e il rispetto per se stessi sono disposti a sopportare. E quel limite è stato raggiunto. Il 3 gennaio 1961 Washington rompe i rapporti diplomatici con Cuba. Il nuovo presidente degli Stati Uniti, John Kennedy, dà il via libera al progetto di invasione di Cuba da parte degli anticastristi. Il 15 aprile del 61 la Casa Bianca autorizza gli esuli cubani a pilotare alcuni B-26 su Cuba per bombardare gran parte delle difese aeree di Castro. Gran parte, ma non tutta. Durante il bombardamento un ragazzo venne ferito gravemente. Prima di morire affondò le dita nella ferita che aveva al ventre e su una porta scrisse con il sangue Fidel. Quel frammento di porta fu poi consegnato a Castro, il quale rimase molto toccato da quel giovane che nell'ultimo istante della sua vita donava se stesso a Fidel con il suo sangue. Il giorno dopo, ad un raduno, Fidel Castro dichiara per la prima volta che la sua è una rivoluzione socialista. Castro ordina anche l'arresto immediato di almeno 20.000 cubani ritenuti oppositori del regime.
Poi, nelle ore che seguono, non resta che attendere lo sviluppo della situazione. 17 aprile. All'alba, 1500 uomini sbarcano sulla Baia dei Porci. Esuli cubani, mercenari statunitensi, un centinaio di pregiudicati e alcuni sacerdoti. Fidel assume personalmente la difesa dell'isola. Circondati dall'esercito cubano, bombardati da terra e dall'aria, gli invasori non hanno alcuna probabilità di successo. Dopo 72 ore, la resa. La Baia dei Porci fu un punto di svolta determinante, decisivo. La credibilità di Castro, il suo peso a Cuba e in America Latina, ne uscirono decisamente rafforzati. Mai come allora la sua rivoluzione apparì altrettanto salda. Castro era riuscito in quello che nessun altro leader latinoamericano era mai riuscito a fare: vincere una sfida decisiva, voluta e appoggiata dagli Stati Uniti. La fallita invasione alla Baia dei Porci, dunque, per Castro è un successo clamoroso. Ma il leader Máximo sa che la sfida con gli Stati Uniti non finisce qui. Infatti, Cuba sta per diventare un teatro, il teatro di una nuova guerra. E questa volta potrebbe essere una guerra nucleare. È il 14 ottobre del 1962. Alcune foto scattate dagli aerei spia U-2 rivelano che i sovietici stanno costruendo a Cuba delle basi per missili balistici, in grado di colpire gli Stati Uniti. Fidel non voleva i missili nucleari. I cubani chiedevano carri armati, missili terra-aria e magari, forse, anche un po' di soldati sovietici. Quando però arrivarono i missili, Fidel ne comprese l'importanza. Gongolava nel vedere i gringos terrorizzati da quegli ordigni. Nei 13 giorni che seguono, il mondo intero si trova sull'orlo di una guerra nucleare. Quei missili che avrebbero dovuto difendere Cuba hanno ottenuto l'effetto opposto. Ora, sull'isola, incombe il rischio di un'imminente invasione americana. Castro detta all'ambasciatore sovietico Alexeyev una lettera indirizzata a Khrushchev. Dal racconto dello stesso Alexeyev, Fidel gliela fece riscrivere una decina di volte. Ciò nonostante, anche nella stesura definitiva, la lettera aveva toni accurati. In sostanza, Fidel diceva a Khrushchev che se l'Unione Sovietica fosse stata costretta a usare le armi nucleari per difendere il mondo socialista e se questo avesse comportato il sacrificio di Cuba, lui era pronto. Castro era giunto alla conclusione che le alternative per Cuba erano due: essere distrutta oppure essere distrutta per un motivo, per una buona causa. La reazione di Khrushchev fu: Castro è un pazzo. Mi sta chiedendo di far saltare il mondo per aria. Crisi di Cuba. Le armi criminali a Cuba. Ero in ufficio a preparare il giornale del lunedì quando la telescrivente batté la notizia. Khrushchev ordina la rimozione dei missili da Cuba. Andai da Fidel e gli chiesi: che ci faccio con questo cablo? Non potevo immaginare che non ne sapesse niente. Camminammo su e giù per 5 minuti, poi mi disse: rileggimelo. Ecco come Castro lo venne a sapere. L'accordo tra Mosca e Washington taglia completamente fuori Cuba. Per non rimanere schiacciato, Castro capisce che deve ritagliarsi un ruolo diverso, alimentare le speranze rivoluzionarie dei popoli di tutto il mondo. Il 3 gennaio del 66 Fidel Castro ribadisce il suo impegno
internazionalista e antiimperialista davanti a una platea di rivoluzionari di tutto il terzo mondo. È così che noi rivoluzionari cubani intendiamo il nostro dovere internazionalista. È così che il nostro popolo intende il suo dovere, perché sa che il nemico è uno. È lo stesso che ci attacca sulle nostre coste e sulla nostra terra. Lo stesso che attacca gli altri. E per questo diciamo e proclamiamo che insieme ai combattenti cubani potrò raccontare il movimento rivoluzionario in qualsiasi angolo della terra. Fidel era impegnato in un movimento mondiale per rovesciare i governi ovunque, da Zanzibar a El Salvador, dal Nicaragua a tutta l'Africa centrale. Interveniva con aiuti in Vietnam, in Libia, in Algeria, in Siria. Dappertutto, a Cuba e in altre parti del mondo, c'erano campi di addestramento per guerriglieri. Ma nessuno negli anni 60 e anche 70 aveva idea di dove avrebbero potuto portare le avventure e le ambizioni di Fidel. Ora sì che la storia dovrà prendere in considerazione i poveri d'America. Mentre Castro costruisce un movimento rivoluzionario mondiale, l'argentino Che Guevara ne diventa il simbolo vivente. Hanno deciso di cominciare a scrivere essi stessi per sempre la propria storia. Perché questa grande umanità... Idealista e persuasivo, l'affascinante Che Guevara si è conquistato una reputazione e un seguito secondi solo a quelli di Fidel. Il fatto è che a Cuba, negli anni 60, non c'era abbastanza spazio per due personalità ingombranti come quelle di Fidel Castro e di Ernesto Che Guevara. E ad andarsene fu il Che. Fidel aveva con Che lo stesso tipo di rapporto che aveva con chiunque altro. Un giorno gli servivi e un altro non gli servivi più. Il Che disse a Fidel: voglio organizzare l'addestramento della guerriglia in un altro paese. Fidel rispose: se è quello che vuoi. Novembre 1966. Travestito da uomo d'affari, Che Guevara arriva nelle Ande boliviane. Insieme a una piccola banda di cubani, spera di innescare una rivoluzione che trasformi le vette andine in una Sierra Maestra. Bolivia, luglio 1967. Prevalgono gli aspetti negativi, tra cui il fatto che non siamo riusciti a prendere contatto con l'esterno. Ormai siamo rimasti solo 22 uomini, tre dei quali inabili, me compreso. Per mesi il Che lamenterà di essere stato tradito dal Partito Comunista Boliviano e di essere stato abbandonato anche da Cuba. La cosa interessante sul Che in Bolivia era che si trovava sulle Ande orientali, in una zona facilmente accessibile da parte di chiunque avesse voluto raggiungerlo. Fidel sapeva perfettamente dove stava Guevara, ma tagliò tutti i contatti radio con lui. Io lassù ci andai, parlai con il suo gruppo di guerriglieri. Castro avrebbe potuto mandare qualcuno dal Paraguay, avrebbe potuto mandare qualcuno dalla Paz, la capitale. Invece niente, il Che fu lasciato a vagare. Fu lasciato a vagare in quella giungla d'alta quota. 8 ottobre 1967. Affamato, malato, tagliato fuori dal mondo esterno, Che Guevara viene circondato insieme al suo manipolo di guerriglieri dai Ranger boliviani, un reparto speciale antiguerriglia dell'esercito addestrato dagli Stati Uniti. Che Guevara viene fatto prigioniero e il giorno dopo giustiziato. Le sue spoglie saranno ritrovate e traslate a Cuba solo nel luglio 1997. Con la sua morte Che Guevara diventa un'icona della rivoluzione, ma la sua morte segna anche la sconfitta della linea di Castro dall'inizio degli anni 60. Svanita
la prospettiva di una rivoluzione mondiale, Castro torna a dedicare le sue energie alla trasformazione della società cubana. Per il 1970 Castro annuncia il suo progetto più ambizioso. In quell'anno la produzione cubana di canna da zucchero raggiungerà la cifra record di 10 milioni di tonnellate. L'abbiamo già detto, 10 milioni di tonnellate, non un chilo di meno. Questo è il problema. Un problema che dobbiamo affrontare e risolvere. Sarebbe motivo di enorme imbarazzo se non dovessimo raggiungere il traguardo dei 10 milioni. In sostanza, si trattava di raddoppiare il raccolto di canna da zucchero del paese. Di mettere sottosopra tutta Cuba. Viene mobilitata l'intera popolazione. Operai delle fabbriche, studenti, casalinghe. Arrivano volontari da tutto il mondo. Vietnam, Corea del Nord, Stati Uniti. Ma per quanto Fidel si dia da fare con il machete o si prodighi nell'incoraggiare i lavoratori, i cubani non riescono a trasformare il suo sogno in realtà. Invece di 10 milioni, nel 1970 furono raccolti 8 milioni e mezzo di tonnellate di canna da zucchero. Era pur sempre il più grande raccolto di canna da zucchero della storia di Cuba. Ciò nonostante, era un fallimento. L'obiettivo dei 10 milioni non era stato raggiunto. Erano state distrutte le risorse del paese e invece di diventare libera, potente e indipendente, ora Cuba era praticamente sull'orlo del collasso. Ascoltatemi bene. Non intendo nascondermi dietro un dito. Per me, come per ogni altro cubano, questo è un momento estremamente difficile. Molto difficile. Forse addirittura più difficile di qualunque altra esperienza nella lotta della rivoluzione. A questo punto Mosca decide di intervenire. A prendere tutte le decisioni più importanti sarà un consiglio dei ministri forte, d'intesa con il blocco sovietico. E dall'Unione Sovietica arriveranno a dare una mano 10.000 consulenti. Soddisfatta, Mosca concede a Cuba aiuti fino a 6 miliardi di dollari all'anno. Viva Cuba! Per ottenere aiuti economici da Mosca, dunque, Castro è costretto a rinunciare a gran parte della sua indipendenza. Ma ora però può finalmente esportare la sua rivoluzione. Le truppe cubane infatti contribuiscono in modo decisivo alla vittoria del Movimento Popolare per la Liberazione dell'Angola nel 1977. E Castro avrà un ruolo fondamentale anche in un'altra guerra, l'insurrezione sandinista contro Somoza in Nicaragua nel 1979. La vittoria sandinista in Nicaragua fu guidata da Fidel Castro dal quartier generale delle forze speciali di Cuba. Fidel conosceva tutti i movimenti dell'esercito nicaraguense e diceva ai sandinisti dove tendere le imboscate. Il suo apporto fu determinante alla conquista del potere. Fu una guerra diretta da Fidel. È la prima vittoria di Castro nell'emisfero occidentale. Una vittoria che ha atteso sin dal 1959. Il rivoluzionario non può essere pessimista. Il rivoluzionario è e sarà sempre ottimista. Non ci lasceremo nemmeno intimidire. Nel corso della storia, i nostri popoli hanno dimostrato di essere capaci di lottare. I nostri popoli non possono Castro essere sottovalutati. Si sentiva la punta di diamante di una grande rivoluzione socialista. Era convinto che nel giro di 10 anni tutti i Caraibi sarebbero stati
dominati da Cuba e che lui sarebbe stata la figura di riferimento. L'altra grande potenza. L'altra grande potenza. Settembre 1979. Fidel Castro ottiene la presidenza del Movimento dei Paesi Non Allineati. Un mese dopo è a New York per parlare all'ONU. Indossa sempre un giubbotto antiproiettile? Cosa indosso? Dicono che lei indossi sempre un giubbotto antiproiettile. No. Arriverò a New York così. Arriverà a New York così. Arriverà a New York così. Ne ho uno morale. Ne ha uno morale. Un giubbotto antiproiettile morale. Un giubbotto antiproiettile morale. Molto resistente. Molto resistente. Primavera 1980. Castro deve far fronte a una crisi inattesa. Un incidente in un'ambasciata a L'Avana che ben presto sfugge al controllo delle forze dell'ordine. Un autobus con a bordo dei cubani che cercavano asilo politico sfondò i cancelli dell'ambasciata peruviana. Le guardie spararono contro l'autobus, ma finirono per spararsi fra di loro. La posizione di Castro fu chiara. Non intendiamo mettere a repentaglio la vita dei nostri poliziotti per tenere la gente lontana dalle ambasciate. Se ci vogliono entrare, che si accomodino. E così tolse il servizio di guardia. Fu un errore clamoroso. Nell'arco di 3 giorni quasi 10.000 persone si rifugiarono nell'ambasciata del Perù e altre ancora vi si stavano dirigendo da ogni parte dell'isola. Castro è fuori di sé. Bolla i rifugiati come escoria, feccia, e annuncia che chiunque voglia lasciare Cuba è libero di farlo. Noi non abbiamo bisogno di loro. Non li vogliamo. I cubani che voltano le spalle alla rivoluzione castrista in modo così plateale vengono sottoposti a umiliazioni di ogni sorta, ma anche a duri pestaggi, il tutto sotto gli occhi dell'ufficio per gli interessi degli Stati Uniti, appena aperto a L'Avana. Li hanno portati qui su camion e pullman. Su camion e pullman. È un'iniziativa promossa dal governo e il Ministero degli Esteri neppure risponde al telefono. Tra Cuba e Stati Uniti dunque inizia una nuova crisi. E intanto a Washington dal 1981 c'è un nuovo presidente, Ronald Reagan. E Reagan dichiara guerra al regime castrista, autorizza la CIA a addestrare un esercito di contras per combattere i sandinisti alleati di Castro in Nicaragua. Ma denuncia anche la violazione dei diritti umani commesse da Castro. Ad aiutarlo in questa denuncia sono le testimonianze degli ex prigionieri nelle carceri cubane. Come potrei dimenticare i miei 3 compagni di cella che sono stati assassinati in carcere? Il primo era Roberto López Chávez. Quando fu imprigionato la prima volta, Roberto Chávez aveva 16 anni. L'altro mio compagno di cella si chiamava Pedro Luis Boitel ed era un leader studentesco che Castro odiava. Boitel cominciò uno sciopero della fame e Fidel Castro ordinò che non gli venisse data all'acqua. Pedro morì di sete 53 giorni dopo. Come loro, centinaia e centinaia di persone sono state assassinate e torturate. Quelle prigioni erano delle vere e proprie macchine di morte. Lo scopo non era solo la privazione della libertà. L'obiettivo del governo era l'eliminazione fisica di tutti i controrivoluzionari. La cabaña, Isla de Pinos, tutte quelle storie. Non ci sono parole per esprimere la sofferenza e l'angoscia. Qualsiasi parola è inutile per descrivere la realtà di quella situazione. Ginevra, marzo 1987. La delegazione americana chiede alla Commissione dell'ONU per i diritti umani di condannare Cuba per massicce, sistematiche e flagranti violazioni dei diritti umani.
In seguito alle pressioni internazionali, nel settembre 1988 Castro invita a Cuba la commissione, permettendo che svolga le sue ispezioni. A L'Avana, Ricardo Bofill incoraggia la gente a uscire allo scoperto. Ricardo Bofill non ci preoccupa. Non so dire cosa farà e cosa non farà. Non ho idea di quale potrà essere il suo atteggiamento. Ma non ha nessuna importanza, sono solo parole ad effetto contro la realtà della storia. Insomma, nulla di cui preoccuparsi. La commissione arrivò a L'Avana e si riunì al Commodore Hotel. Arrivarono centinaia di persone, i parenti di gente che era stata giustiziata, compresi quelli della Scambrai, gente che era stata torturata, persone imprigionate ingiustamente. Alla commissione vennero portate testimonianze che dimostravano la violazione praticamente di tutti i 30 articoli della Dichiarazione sui diritti umani. Nel marzo del 1989 la Commissione ONU presenta a Ginevra un rapporto di 400 pagine con i risultati della sua inchiesta. Come se non bastasse l'indignazione di tutto il mondo di fronte alle violazioni dei diritti umani, Castro adesso ha un altro problema. Il comunismo, infatti, è al tramonto. Mosca non può più permettersi di finanziare Cuba. Mentre l'economia dell'isola rischia il collasso, nel settembre del 90 Castro inaugura allora il periodo speciale, una piena autarchia economica che si trasforma naturalmente nella prova più dura che l'isola abbia mai dovuto affrontare. Possiamo continuare a vivere in un paese dignitoso, una terra indipendente e non una colonia Yankee. Dobbiamo salvare il nostro paese. Dobbiamo salvare la rivoluzione. Dobbiamo salvare il socialismo. Socialismo o morte? Siamo rimasti allibiti da quello che è successo tra la primavera del 1992 e la primavera del 1994. I cubani sembravano messi così male che era difficile pensare che ce l'avrebbero fatta a uscire da quello che definivano un particolare. Si aveva l'impressione che la rivoluzione cubana e il regime di Fidel Castro fossero finiti. A Miami, la comunità di esuli attende la caduta di Fidel e preme su Washington affinché inasprisca l'embargo. Ma Castro non vuole arrendersi. Para la gente más brava, la gente que da la cara, es la... Decide anzi di esportare il malcontento, permettendo a chiunque lo voglia di lasciare Cuba. Ha inizio un nuovo esodo. El pulso entero se para. Con un clamoroso colpo di scena, Castro apre Cuba agli investitori stranieri e al turismo internazionale. La situazione economica migliora, ma prosperano anche prostituzione, corruzione e speculazione. C'è un abisso tra le promesse della rivoluzione e i risultati effettivi. Fidel è sempre stato un uomo di promesse. Ha incantato il popolo cubano con le promesse, ma oggi Cuba è diventata una dittatura sempre più svuotata delle caratteristiche che un tempo la rendevano attraente. Per Cuba, il gennaio 1959 è stato un momento di gloria, un momento in cui ogni cosa sembrava possibile. Ma anche il momento in cui un intero paese ha riposto le proprie speranze in un solo uomo.